Mercedes, siamo qui alla festa di Novella 2000 e ovviamente nella cornice di Sanremo, quindi non posso che chiederti se hai sentito le canzoni in gara e qual è al momento la tua preferita. Allora, io sono di parte perché amo Giorgia, da quando ero piccola amo tutte le sue canzoni e quindi non vedevo l'ora di sentire la canzone di Giorgia, infatti mi ha emozionato molto, quindi se devo sceglierne una assolutamente la canzone di Giorgia. Senti, un'altra domanda è, stai seguendo il Grande Fratello VIP e cosa pensi di Edoardo Davanzi? Beh, gli auguro tutto il bene, penso che stia facendo un bel percorso e come al solito fa divertire molto e spero che continui così. Senti, a te piacerebbe partecipare dopo l'Isola dei Famosi ad un altro reality oppure basta così? A me sembra l'altro ieri che sono uscita dall'isola, quindi per il momento non vedo l'ora che riarrivi l'estate di godermela, perché comunque l'isola l'abbiamo girata d'estate l'anno scorso, però poi assolutamente sì, magari qualcosa di avventuroso come piace a me, stile isola. Senti, un'ultima domanda, come sta mamma, se nel frattempo si è ripresa, insomma se ci puoi aggiornare sulle sue condizioni? Mia madre si riprende di giorno in giorno sempre di più e inoltre ci raggiungerà qui domani a Sanremo, quindi non vedo l'ora che arrivi perché ci divertiremo sicuramente tanto. Un'altra cosa che volevo dirvi è che oggi a mezzanotte uscirà un singolo che ho inciso con la mia collega Ilenia e quindi a mezzanotte uscirà un singolo e abbiamo deciso di rilasciarlo adesso, visto che mi sembra un momento in cui l'attenzione è molto rivolta sulla musica, e quindi sono molto contenta anche di questo, un nuovo progetto molto bello. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi.